hype con of YouTube. Welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra discesa dal monte Tiritera e siamo ritornati qui alle sue pendici. E non dobbiamo stavolta rifarci tutto il percorso, ma con il nostro nuovo martello possiamo rompere questa statua che ci interrompeva il nostro percorso. Allora, fammi prima vedere. Quello è un blocco, ok. Andiamo a prenderlo con Ike e ecco fatto, una nocciolina. Come ho detto, questi oggetti non sono niente di speciale, per carità. Però le noccioline, guarda caso, le noccioline sono fondamentali. Le noccioline in questo gioco sono l'oggetto di cura migliore che potete trovare, credetemi. Non c'è oggetto di cui non potrete non averne almeno una decina dentro l'inventario, perché veramente... Questo è quello che vi dicevo quando vi ho detto che avremmo potuto velocizzare il processo di ottenimento monete dalla ventola dell'altra volta vicino alla fontana, ma sinceramente neanche lo sbattimento di andare a fare così ogni due volte per prendere solo una moneta, o meglio, prenderesti tre monete ogni volta, visto che con pam 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 tre martellate fai tre spruzzi, ma sinceramente chi te lo fa fare? Allora, di qua si prosegue, giusto? Ok, siamo dall'altra parte del ponte. Funghetto. Ok, di qua non si torna più indietro. Questo vuol dire che tanto vale prima andare di qua, che se non sbaglio questo è il vagoncino dei misteri. Dov'è che siamo ora? Siamo a la montagna Tiritera, la discesa. Ecco fatto. Proseguiamo. Ehi vecchietto, ciao. Che piacere. È tempo che non vi si vedono stranieri da queste parti. Ora, se proprio volete usare questi vecchi vagoncini, io non ho nulla in contrario. Attenzione però, nessuno sa dove conduce quella ferrovia. Ma se ci salite e saltate un po' potete vincere diamanti usando il salto. In caso di pericolo usate la lampada per farvi luce. Ah, ci sono ricascato. I miei soliti noiosi discorsi da vecchio. E ora, volete salire sul vagoncino? Va bene. Tra l'altro sto minigioco, Dio mio, sto minigioco che palle che è, veramente. Allora, prendiamo i diamantini e le batterie per la lampada. Tra l'altro adesso che è il primo giro è ancora facilino. Aspettate che ci torniamo poi su sti vagoncini, poi vediamo quanto è facilino. Batteria. Che adesso non ci sono neanche ostacoli, stavo per dire. Aspettate che arrivino. E quello era solo uno. Ah, cavolo. Ok, l'ho presa. Presa. Prendiamo la batteria. Preso, bravo Luigi. Ah, cavolo. Peccato. Ok, in realtà, ecco, ci abbiamo ancora un po' di carica. Siamo arrivati? Pensavo di aver preso il masso, sincero. E 10 monete, 10 diamantini. Superato! È apparso. Ma come cavolo ha fatto ad arrivare qua il vecchio? Siete tornati. Questa è l'ultima fermata della lunga rotaia della mia vita. La vostra avventura però è appena iniziata, per cui si parte. Come cavolo hai fatto ad arrivare qua prima di noi, vecchio? E siamo arrivati alla stazione vagoncino dei misteri. Puff. Allora, prendiamoci tutti gli oggetti, le noccioline. Zaccate. Che a questo punto credo che potevamo saltare. Potevamo saltarla. Non so chi sia. Un attimo. Ok, ecco, erano loro due.
ci siamo dimenticati di una cosa. Non vi abbiamo mai spiegato come usare i martelli in battaglia. Volete saperlo? In teoria no, però sì. Allora ve lo spiegheremo in battaglia. Occhi tocchi. Per prima cosa, il martello. Bisogna usare il pulsante A. Il pulsante B. E poi? Anziché darvi spiegazioni tortuose, ve lo insegneremo mentre lo facciamo. Innanzitutto, il martello si usa in modalità azione singola. Per ora. Ehi, aspetta un attimo. A questo punto devi premere il pulsante A. Ehi, oh! Sono un fratello Fabbro, quindi mi rimetterò, nessun problema. Devi premere quando il martello inizia a tremare. Quando inizia a tremare, tu, tizio verde, quando inizia a tremare, premi B. E adesso proviamo a difenderci usando il martello. Ora, a questo punto bisogna tenere premuto il pulsante B. Devi lasciare il pulsante a questo punto. Lo hai tenuto premuto per troppo. Se lo smetti di premere prima che inizi a tremare, non funziona. Rifallo. A questo punto bisogna tenere premuto il pulsante B. Devi lasciare il pulsante B a questo punto. Ehi, che botta! Sì, più o meno così. Vuoi farlo di nuovo? No, grazie. E con un ripasso. Quindi attacchi con il martello, sceglilo e aspetta che vibri. Quindi premi il pulsante. Bong, colpo perfetto. In difesa, trattinilo dietro di te e rilascialo fino a che vibri. Bong, perfetta difesa martello. Buona fortuna. È più complesso quello che hanno spiegato di quanto sia in realtà. Avete capito? Meglio per voi. Imparate ad usare per bene questi aggeggi, perché i nemici sono sempre in agguato. Se volete sconfiggerli, imparate qualche nuova tecnica. Sono certo che saprete occuparvi per bene dei vostri problemi, ma se non ci riuscite, dovete ridarci i martelli, ma dai! Se vogliamo usare ancora il carro, dobbiamo tornare al villaggio. Sì, viaggiare sui carri è bello e pieno di sospensioni. Sospensione? Suspense, vorrei dire, suspense! E io che ho detto? Scusateci! Che fratelli strani. Hai ragione, Luigi. Oh, aspetta, prima di proseguire, dobbiamo andare di qua. Oh, ma guarda, rocce troppo dure da rompere. Vediamo, allora, sciroppo. Prendiamo anche questo. Un altro fungo. Ok, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, M, L, M, L, M, L, M, L, M, L. Peccato. A quanto siamo di soldini? 458. Ah, ok, ho capito dove sono. Siamo un filino lontani dalla zona principale per ora. Però, vabbè. Per adesso prendiamo tutti quanti gli oggetti che riusciamo. E ecco qui la zona dove eravamo poco fa. Qua siamo troppo in basso per riuscire a risalire. Dobbiamo rifarci il carretto. In realtà non è neanche male rifarlo, perché se non sbaglio, appunto, il vecchio ci dovrebbe dare qualcosa se prendiamo abbastanza gemme. Dovrebbe farmi un regalo, se non sbaglio. Ecco qua. Infatti mi sembra che stiamo avanzando un filino più velocemente. Ecco qui. Occhio Luigi che sta... Aia! Ok. Occhio Luigi che iniziano ad apparire un filino di massi in più, Ecco qua, prendiamo le batterie, che sennò Luigi rimane al buio e si va a schiantare poi. Se non sbaglio, adesso ci dovrebbero servire 15 gemme, sperando di riuscire a prenderne abbastanza. Ok. Ok. Dai che ci siamo, siamo a 15. Occhio Luigi. Perfetto, 15 gemme. Ottimo. Prossimo livello. Raggiunto il livello 2. Ben fatto, e ora ecco il vostro premio. Vi assicuro che è una rarità, ma a me non serve. Ecco a voi. 1 e 2. Questo è un premio abbastanza raro da prendere, perché quei fagioli lì sono difficili da ottenere se non con questi minigiochi, effettivamente. Grazie vecchio, e io torno indietro. Questa volta si prosegue di qua. Oh, ma guarda,
Un nemico spinato. Occhi tocchi. Visto, è più difficile quello che hanno spiegato che l'effettivo farlo. Uno, perché difficilmente lo dropperai per sbaglio quando ti difendi. Ma due, veramente è una questione di tempismo, non ti dico becero, ma quasi. È veramente più semplice fatto che spiegato. Occhi tocchi. Niente, qua ho sbagliato io. Pam, perfetto. Ammazzalo. Yes, bravissimo. Quel poco di buffi che abbiamo aggiunto già all'inizio del gioco già ci sta aiutando un sacco. Ve l'avevo detto che i buffi sono una statistica veramente utile. No, che salto. Perfetto. Perché sbaglio i tempismi? Sto sbagliando i tempismi con Mario. Cosa che non mi succede mai. È perché veramente giocare con lo schermo davanti è una questione, giocare con un controller è un'altra. Aspetta. Calmo. Dai. Va bene. È riuscito a sfuggire ai miei attacchi. Con Luigi non sto avendo problemi. Con Mario non lo so perché. Non so perché sto avendo problemi. Forse perché con Luigi, siccome la A è impostata qui e la B sulla X, che di solito è il tasto principale della PlayStation, faccio confusione. Non lo so. Che bello risentire queste musichette, veramente. Tra l'altro mi sono appena accorto che la mia maglia sta scomparendo. Sto diventando un fantasma. E il problema è la luce, perché appena scuriamo un attimo, puff, e la rimettiamo e divento invisibile. C'è un sacco di verde. Montagna Tiritera, Borgo di Fagiolandia. Allora, prima di proseguire, allora, ecco fatto. Uccidiamo tutti i nemici che vediamo in queste zone. Ecco qua. Io prima mi occupo di lui. Oh, cacchio, Luigi, troppo presto. Perfetto. Sai che ti giuro, potremmo arrivare... Io di solito con questo gioco me la cavo divinamente. Davvero, non per vantarmi, ma sono molto bravo in questo gioco. Il problema è che giocando qua su emulatore sto facendo una fatica schifosa con i tempismi. Sto veramente facendo pena coi tempismi. Cosa che non ho mai provato in anni che gioco questo gioco, veramente. Anzi no. Perfetto, dai un altro colpo di martello. Ecco fatto. Parabam. E già che ci siamo, visto che di funghi ne siamo pieni, beccati questo. Dai, scendi. Ecco qua. Ezzeco, l'occhi tocchi. Allora, becca questo. No, salto. Ah, speravo in un colpo di fortuna, sincero. Ecco qua. Quando non sai mai dove ti appare, io schiaccio tutti e due. Veramente, perché non hai mai idea di chi dei due verrà colpito. Quando il nemico è singolo così, è più semplice perché lo vedi già in che direzione va. Quando si nasconde, invece, tanto vale. Non è che cambia nulla. Vai su questo. Perfetto. Perfetto. Altri? Qualcun altro che vuole sfidarci? No? Peccato. Eccone un altro. Perfetto, sono solo due. Ecco qui. Allora, prima uccidiamo lui. E così ce lo siamo già levato. Becca questo. Poi saltagli in testa. Ok, un altro colpo e andato. Pa-ra-ra-ra-ra. Mi sa che è 600, saliamo di livello. Dai, salta fuori. Dove sei? Ecco, ma scendi giù. Ecco qui. Allora, uccidiamo prima lui. Fatto. Sinistra. Che per sinistra intendevo Luigi.
Non so perché ho detto sinistra e non ho detto alto o basso. Tra l'altro non mi ricordavo che faceva questo attacco in cui andavano sotto di te. Non me lo ricordavo. Mi ricordavo solo questo qua del martello. Sempre pieno di sorprese. Pa-pa-ra-pam. Dai, ci manca poco per salire di livello. Comunque, dicevo, andiamo in alto o in basso? Scendiamo qua in basso e vediamo dove finiamo. Allora, ci serve il martello più forte per passare oltre quella roccia. Oh, ma guarda, sono confusi. Ecco qua. Ecco fatto, col prossimo colpo. Luigi, che cazzo? Cosa sbuffi che dobbiamo, devi difenderti, scemo. E invece no, comunque, non siamo saliti di livello al 600. Strano. Ci serve... oh, la prossima abilità fratelli per passare oltre quel cancello. Ecco qui. Preso. Devo fare attenzione ai tempismi. Se non vogliamo morire soprattutto coi boss in cui i tempismi sono una cosa fondamentale, dobbiamo abituarci meglio all'utilizzo qua del controller. Ecco fatto. Crepaci. Ah, perfetto, due turni di stordimento. Ovviamente ora si è ripreso. Becca questo. E vai Luigi. Non so perché mi aspettavo un colpo di fortuna, però non importa. Ezzeko, occhi tocchi. Ecco, una cosa che non mi ricordo è se uscendo da queste zone i nemici respawnano. Non mi ricordo. Credo di no, però. Credo di no, perché sennò già da bambino mi sarei messo a farmare. E come ho detto, io non conosco un metodo efficace in questo gioco per farmare. Tra l'altro, qua c'è una piantina. Dovrò ricordarmelo. Dovrò ricordarmi di quella piantina. E qua appaiono già dei nemici differenti che volevo riuscire a evitare con un salto, ma non ce l'abbiamo fatta. Aia. Minchia, che male che hanno fatto. Questi sono già a un livello superiore, purtroppo. Però nulla di impossibile da uccidere. Dobbiamo solo fare attenzione ai danni. Tra l'altro, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Oh, c'è un nemico, fermo, riappari. Scendi giù. Eccolo qua. Ecco fatto. Dai. Allora, sì, uccidiamoli normalmente. Non ha senso sprecare punti, fratello, con nemici così. Ecco fatto. Dai. Martello. Speravo in un colpo fortuna, ma è andata come è andata. Ecco fatto. Pa-pa-ra-pam. E non saliamo di livello, è incredibile. È perfetto, Mario è salito di livello. Sono stato un attimo in giro a cercare un po' di nemici da livellare. Allora, abbiamo detto che l'altra volta abbiamo fatto la difesa, no? Perfetto, dai di 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vaffanculo al 2. Con tutti i 3 che c'erano abbiamo beccato il 2. Vabbè, non importa, sempre meglio dell'1, ricordate, sempre meglio dell'1. Ecco, Luigi, beh, velocità, 3, 3, 3, 3, 3. Lo fanno apposta, lo fanno dannatamente apposta. Va bene, abbiamo livellato, possiamo entrare nel villaggio. Ma che cavolo, che è successo qui? Aiuto, tutto distrutto. Che casino. Aiuto. La città è stata attaccata, guardate com'è ridotta. Lo vedo. Basta, fermiamo lo scempio. Tra l'altro, dall'altro lato non possiamo passare perché il ponte è rotto. Quindi... Hanno attaccato mentre i soldati si trovavano al villaggio Tritir in cerca del principe.
Lo vedo, cacchio. Bel casino, I castelli fagiolanti a nord. Pare che là siano nascosti pezzi del fagiolo stella. Se la strega Ghignarda riesce a entrarne in possesso, sono guai seri. Grazie di avermi raccontato la lore. La città è ridotta in questo stato, ma sembra che questo negozio voglia continuare la sua attività. Bene. Ehi là. Benvenuti nella mia disordinata bottega di strumenti provvisoria. Con la città in subbuglio rimarrò qui solo fino a quando ci saranno abbastanza clienti. Allora, che si fa? Compriamo? Abbiamo i funghi, lo sciroppo e il ricostituente. Abbiamo solo 7 sciroppi, abbiamo il 20% di sconto. Facciamo 3 sciroppi così arriviamo a 10. Grazie, grazie signora, addio. Arrivederci a presto. Tu invece? Questo luogo dovrebbe essere un laboratorio di moda, ma al momento ho lasciato la gestione a lei. Con il subbuglio che ci circonda dobbiamo aiutarci l'un l'altro più che possiamo. Ah beh certo, grazie Fra. La strega Ghignarda è andata in direzione del castello, la regina fagiolona è in pericolo. Ah beh, mi fa piacere per voi. La strega Ghignarda è quel tipo che si dice sempre disgustevole, hanno attaccato la città. È stata una cosa improvvisa e non abbiamo potuto far niente. Lo vedo. Bisogna ricostruire la città al più presto. Certo. Va bene, si sale di sopra allora. In direzione del castello. Ma noi ci fermiamo qui. Il castello è la nostra prossima meta. Entrata del castello Fudge. Puff. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.